Presidente Castelli, il vertice romano di ieri non ha concluso praticamente nulla, allora oggi un vertice padano? Sì, oggi ci siamo riuniti qui in via Bellerio e abbiamo fatto una serie di considerazioni che poi hanno dato esito al comunicato che è stato rilasciato. Naturalmente la partita è talmente delicata che io non posso fare altro che rimandare e riferirmi al comunicato, non potendo aggiungere nulla di più perché qualsiasi frase potrebbe essere o equivocata o strumentalizzata o malinterpretata, quindi c'è un comunicato e a quello ci rifacciamo. Vi attendevate tempi più rapidi, una bella svolta, insomma, questi riti romani, questo manuale Cencelli, attendere che cosa non si sa, insomma vi aspettavate tempi molto più veloci? No, beh, diciamo che evidentemente quando si tratta di mettere d'accordo le cose, un po' di lavorio è inevitabile che ci sia. Una cosa mi sento di dirla, noi non facciamo assolutamente una questione di poltrone, facciamo una questione di strategia politica. Noi ci troviamo in una situazione che da un lato è molto piacevole, quella di aver preso tantissimi voti, la Lega è diventato il fenomeno del momento. Mi viene da ridere perché fino a ieri eravamo razzisti, ignoranti, trogloditi, c'erano detto tutti i colori. Oggi siamo diventati il caso politico del momento, anzi persino da molti osservatori della sinistra ci dicono che siamo stati gli unici a interpretare esattamente il momento politico. Però vuol dire che questa gente non capisce nulla del Nord. Questo credo che sia la considerazione che possiamo fare di queste elezioni. Però questo grande consenso ci mette in capo anche una grandissima responsabilità. Chi ci ha dato questo consenso esige, e uso non a caso questa parola, esige che noi diamo una risposta rapidissima ai problemi della questione settentrionale. Oggi finalmente, ecco, direi che forse finalmente dopo 20 anni di battaglie, forse viene fuori chiaro che la questione settentrionale esiste, nessuno può più dire che non c'è, che siamo egoisti, che siamo ignoranti, che siamo paurosi, ce ne dicono di tutti i colori. Oggi esiste la questione settentrionale, la Lega l'ha posta, la Lega è stata investita per risolvere la questione settentrionale, dobbiamo farlo in tempi rapidi e questo è quello che esige il nostro elettorato, quindi noi ci siamo sentiti investiti di questa grandissima responsabilità. Non bisogna nemmeno correre il rischio di deludere le attese, le aspettative. Esattamente quello che sto dicendo, lei forse l'ha sintetizzato in maniera molto rapida ed efficace, esattamente così. Avete un timore, un fondato timore nei confronti proprio della possibilità di avere un governo troppo poco leghista? No, noi non abbiamo timori di questo tipo. Noi portiamo a Roma questa esigenza. Signori, noi siamo stati investiti da Marte, ma dal popolo di questa inderogabile necessità e adesso dobbiamo risolverla. La Lega ha stravinto, questo magari ha spaventato qualche alleato. Ma io credo che veramente in questo momento nei palazzi romani sono molto preoccupati, perché forse per la prima volta bisognerà affrontare in termini rapidissimi questa questione del federalismo fiscale, del federalismo, e poi è nato questo problema di questi ultimi anni, la sicurezza che veramente sta devastando l'Italia. Problemi, come si vede, assolutamente molto pesanti.